viaggiatori, benvenuti a bordo e benvenuti in Brasile per la prima di una serie di puntate in cui vi porterò alla scoperta di Rio de Janeiro, la cidade maravigliosa. Ma non perdiamo tempo e partiamo subito alla scoperta di questa città, entrando all'interno di uno dei suoi simboli indiscussi. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Ain't no side to side, side to side. Show the world where you're from, show them where you're from. Come capirete dalle urla alle mie spalle, mi trovo allo stadio Mario Filho, meglio noto come il Maracanã. E perché ho scelto di inaugurare questa serie di puntate qui? Perché questo è un luogo celebre di Rio de Janeiro, ma è un luogo centrale delle grandi eventi che si sono svolti qui e che si svolgeranno. Qui infatti si è giocata la finale dei mondiali di calcio vinta dalla Germania, qui si giocheranno i giochi olimpici di Rio de Janeiro del 2016, insomma uno stadio che è molto più di un semplice campo di calcio. Insomma, benvenuti al Maracanã. Lo stadio più grande e famoso del Brasile fu costruito in occasione dei mondiali di calcio del 1950, un'edizione sfortunata per i brasiliani che persero in finale contro l'Uruguay. E pensate che all'epoca in cui fu inaugurato arrivava ad ospitare oltre 200.000 persone. I carioca lo soprannominarono Maracanã perché proprio nella zona dove oggi sorge il maestoso stadio viveva un caratteristico uccello che si chiamava proprio con lo stesso nome. In occasione dei mondiali di calcio del 2014 lo stadio è stato interamente ristrutturato, una ristrutturazione che però ha fatto storcere il naso a più di un brasiliano, con la capienza ridotta dalle 200.000 persone di un tempo ai 75.000 spettatori attuali e con i costi per la ristrutturazione lievitati oltre misura, quando magari le priorità della città erano altre. E tra i tanti e gravi problemi di Rio de Janeiro c'è sicuramente quello delle favelas. E adesso vi porto proprio alla scoperta di questa triste e contraddittoria realtà del Brasile. Senza una visita delle favelas durante un soggiorno a Rio non riuscirete a comprendere il vero Brasile. Possono essere considerate città nelle città e rappresentano una piaga in un'era civile come dovrebbe essere la nostra. Conoscere questa realtà per capire il Brasile è stato il motivo che mi ha spinto a visitare le favelas. In Rio de Janeiro ci sono 950 favela, come 20% della popolazione vive nella favela. 1.800.000 persone vivendo nella favela. L'origine delle favelas è legata al fatto che la maggioranza delle persone che lavorano nelle zone bene di Rio provengono dalla lontana periferia della città. E quindi non era possibile fare avanti e indietro tutti i giorni né reggere il tenore di vita cittadino. Così i vari proprietari terrieri cominciarono a regalare ai propri dipendenti piccoli appezzamenti di terreno sui morros per costruirsi degli alloggi. In poco tempo il fenomeno ha raggiunto le dimensioni gigantesche che conosciamo oggi. Chi vive nelle favelas controllate dai narcotrafficanti, dove il governo non è ancora riuscito a prendere il potere, non paga le tasse, ruba l'acqua, la luce e in alcuni casi anche la TV satellitare. Lo stipendio mensile medio poi non supera i 90 euro. Secondo lei sarà mai possibile vivere in favela normalmente? Io credo che dentro 20-30 anni sì, se ha un investimento grande nell'educazione, nell'istruzione sì, ma manca molte cose nelle favele. Mancano scuole, mancano asilo nido, ospedali, mancano urbanizzazione. Ci sono altre favelas che in un'ottica di recupero da parte del governo sono state pacificate, cioè al loro interno è stato tolto il potere ai narcos e il controllo è stato assunto dalla UPP, l'unità di polizia pacificatrice, che potete vedere in azione in queste immagini tratte da un notiziario locale. Si tratta di un corpo d'élite della polizia militare creato dal governo alcuni anni fa per tentare di ripulire queste realtà, puntando ad una riduzione della violenza e del traffico di droga, ma anche alla loro rinascita grazie all'installazione di servizi essenziali come luce, gas, acqua e fogne. Un po' come è accaduto a Rocinha, la favela più grande di Rio de Janeiro, anzi secondo alcuni la più estesa e popolosa dell'intero continente sudamericano, con 75.000 abitanti ufficiali ma con una popolazione ufficiosa superiore alle 200.000 persone.
Camminare all'interno di Rossigna mi ha permesso davvero di capire cosa sia una favela, che è molto più di una semplice macchia di mattoni e lamiere in mezzo alla foresta. È una realtà viva, colorata, interessante, ovviamente problematica. Ancora oggi, nonostante la massiccia presenza di polizia, vive momenti di tensione e pericolo, soprattutto a causa degli scontri tra le fazioni di Narcos che provano a riprendersela. Una lotta infinita tra bene e male che chissà quando avrà mai termine, e a farne le spese alla fine sono sempre gli onesti cittadini che anche a Rossigna ovviamente non mancano. Ma adesso lasciamo la realtà delle favelas e torniamo ad immergerci nel ritmo effervescente di Rio de Janeiro. La cidade meravigliosa, come amano definirla gli abitanti di Rio, è una città calorosa, coinvolgente, musicale, sportiva. Oggi è la seconda metropoli più popolosa del Brasile, con i suoi 6 milioni di abitanti dopo San Paolo. Si trova immersa in una natura lussureggiante, circondata dai morros, ovvero le colline dalle forme arrotondate. E proprio da uno di questi morros è possibile praticare uno degli sport estremi più emozionanti, il lancio in deltaplano. Dalla Pedra Bonita ci si lancia e si arriva sulla spiaggia di San Corrado, per una delle esperienze più entusiasmanti di sempre. Io l'ho provato per voi.